Il gruppo Renault presenta quattro poli al Salone di Ginevra: il polo dell'elettrico, il polo dei crossover, il polo della leggenda Alpine che torna e il polo Stepway di Dacia. Renault diventa ancora più crossover e presenta oggi due nuovi crossover, il nuovo Captura e il Koleos, che arriverà entro fine anno in Italia. Il Koleos è il grande SUV della Renault, che andrà a completare anche l'offerta D con Talisman e Espace. È una grande vettura, ma ha tutto il comfort di una grande berlina. Ma torniamo al Captur fase 2. Lawrence Vandenacker è riuscito ancora una volta a rinnovare un best seller, come lo ha fatto con Clio. Questa vettura è il crossover straniero più venduto in Italia, eppure è riuscito a migliorarlo. Parliamo di schie anteriori e posteriori, firme luminose a LED a forma di C, un tetto in vetro e dei colori nuovi che aumentano la possibilità di personalizzazioni. Arriviamo fino a 30 combinazioni possibili. All'interno materiale soft touch e una qualità percepita migliorata. E non è un caso che oggi presentiamo anche la versione alto di gamma, la Initial Paris, che ha il suo colore dedicato, cerchi più grandi e tanta tecnologia. L'elettrica Renault diventa supersonica con questo concept sportivo basato sulla Zoe. Parliamo di un 460 cavalli sotto il cofano, una vettura fatta in carbonio con il colore blu che riprende la formula elettrica. Pensate che ci vogliono solo 3,2 secondi per fare i 100 km orari, e quando Nico Prost è uscito da questa vettura ha detto: spero che non competa con la mia formula, perché sennò perderei. Questa vettura sarà utilizzata in tutte le gare di formula elettrica come apripista, ma anche come show car per portare l'elettrico appunto nelle grandi città. Ritorna una vera leggenda, una leggenda che ha fatto sognare gli appassionati dell'automobilismo ma anche dello sport, e che farà sognare l'Alpine che vedete alle mie spalle, l'Alpine che si chiamerà come la prima versione A110. Ritroviamo il DNA della vecchia Alpine, una vettura compatta, ultra leggera, parliamo di soli 1080 kg, è fatta totalmente in alluminio e monta un motore davvero speciale, un 1008 turbo da 16 valvole di 252 cavalli. Qui basta fare un calcolo, dividere il peso per i cavalli e abbiamo 4,3 kg per cavallo, una vettura che sicuramente darà tante emozioni alla guida. Un comfort all'interno da vera berlinette ultramoderna e un design esterno che ritrova gli elementi stilistici del passato, ma con un tocco decisamente moderno.